la Basilica di Santa Maria Maggiore in Trento, sacro edificio fra i più belli e fra i più ricchi di storia, oggi è un grande cantiere e tale rimarrà per molti mesi. L'inizio degli scavi archeologici è stato ufficializzato con una cerimonia cui ha presenziato l'Arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan. Perché il risultato finale di questi lavori molto avrà da offrire, sotto il profilo sia artistico che storico. Nel prossimo futuro, secondo quanto pronosticato da Monsignor Iginio Roger, direttore del Museo Diocesano Tridentino ed eminente storico, gli scavi dovrebbero riportare alla luce l'edificio paleocristiano più importante, quello che fu la chiesa matrice del cristianesimo in terra trentina. È un parere, quello di Monsignor Roger, oltre che autorevole, anche suffragato da prove consistenti già venute alla luce in precedenti indagini archeologiche. Maria Teresa Guaitoli ed Isabella Baldini, docenti delle università di Bologna e Ravenna, che hanno assunto la responsabilità scientifica dell'impresa, si sono dette convinte che le aspettative della comunità trentina non andranno deluse. È possibile prevedere a questo punto che dovrà essere allestito uno spazio apposito affinché i ritrovamenti possano essere visitati e conosciuti dal pubblico, come già è accaduto ed è stato realizzato nella cattedrale di San Vigilio. Oltre a ciò, il progetto prevede anche la pulitura degli altari, della volta e dell'abside, il restauro del pulpito e del battesimale e la ricerca di affreschi cinquecenteschi nelle cappelle laterali. L'attesa, vista la consistenza dell'impegno, non sarà breve, ma alla fine alla città sarà restituito uno dei suoi monumenti più preziosi. L'archivio di Pietre Vive si sta progressivamente arricchendo di immagini suggestive che riguardano i lavori in corso all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. Si parte dallo scorso 11 maggio, giorno d'inizio dei lavori, poi il giorno di San Vigilio con la visita del primate della Chiesa peruviana, Cardinale Cipriani Thorn, ed altre tappe ancora nel mese di luglio e pochi giorni fa, a fine settembre, con il rinvenimento delle antiche sepolture di oggetti e monili di epoche lontane. Fa impressione osservare la splendida basilica trasformata in un cantiere, con crateri che giorno dopo giorno scendono sempre più in profondità. Ciò che la terra nasconde è un tesoro prezioso per gli storici e per tutta la comunità cristiana, che val bene tanto stravolgimento. Ci sono la chiesa alto-medioevale e la basilica paleocristiana da scoprire, ovvero sia le testimonianze delle radici della cristianità trentina. 17 secoli indietro nel tempo, un viaggio fantastico che tutti in futuro potranno percorrere ammirando i reperti che gli scavi gradualmente porteranno alla luce. Sarà necessario almeno un altro anno, dicono gli esperti, perché il quadro che si sta delineando possa dirsi completato. Nella nostra ultima visita in Basilica ci ha accompagnati la professoressa Maria Teresa Guaitoli, che insieme alla professoressa Isabella Baldini condivide la responsabilità scientifica dei lavori. Siamo partiti ovviamente con questo scavo in estensione a partire dalla zona dell'abside, dove subito abbiamo individuato le strutture della chiesa romanica, che si sa appunto è stata distrutta in un anno fra il 1519 e il 1520, per volontà del vescovo principe Bernardo Clesio, perché appunto sulle rovine di questa chiesa romanica si voleva edificare l'attuale chiesa di Santa Maria, più in linea ovviamente con la politica dell'Italia rinascimentale. E naturalmente le sorprese non sono finite, perché dopo questa prima scoperta tra virgolette della parte presbiteriale delle due absidi, la centrale e la laterale di questa chiesa romanica precedente alla chiesa del Clesio, e andando avanti con l'indagine lungo la navata abbiamo rinvenuto quello che si può vedere, e vale a dire tutta la griglia delle sepolture pertinenti comunque alla chiesa rinascimentale, alla chiesa cinquecentesca. E attualmente appunto
appunto stiamo proprio completando l'opera, diciamo, di recupero e di svuotamento di queste sepolture, che si rivelano molto interessanti, soprattutto, diciamo, ai fini, diciamo, della ricostruzione della storia delle famiglie della Trento cinquecentesca. L'aspettativa sia nostra che ovviamente di tutta, credo, la cittadinanza trentina sarà quella, appunto, di portare al recupero della prima chiesa vescovile, la basilica, appunto, di Vigilio, la prima chiesa paleocristiana prima della costruzione, antecedente alla costruzione del Duomo. Noi speriamo di essere così fortunati da recuperare almeno in parte le strutture, o magari mettere in luce qualche mosaico che, fra l'altro, appunto, si è già evidenziato, appunto, da alcuni sondaggi effettuati dalla soprintendenza ai beni archeologici alla fine degli anni 70, però sull'esterno della chiesa. Torneremo presto a Santa Maria Maggiore in Trento per leggere insieme a voi nuovi capitoli di una storia che appassiona.